sono Don Emanuele Comlassaga, il co-direttore della pastorale giovanile della diocesi di Assisi. E abbiamo pensato che dobbiamo partire con gli oratori. Ripartire con gli oratori perché è il luogo per eccellenza per dare un'educazione adeguata alla nostra gioventù di oggi. E proprio quello che vediamo è l'inizio di un cammino, un percorso che vogliamo fare con gli oratori. Dopo la visita ad ogni oratore abbiamo pensato anche di metterli insieme per iniziare un cammino proprio. Cosa vuol dire? Noi vogliamo colorare le città, prima con le divise che abbiamo, ma soprattutto con il cuore. Coloriamo le città con il cuore perché i giovani sono al cuore della città. E proprio partire con loro è un'avventura stupenda per noi e proprio anche per le parrocchie e la città. Oggi vedrete anche la sindaca di Assisi che sarà in mezzo a noi e da qui vogliamo rendere questi giovani originali, proprio originali. Ciao a tutti, sono Paolo, ho 18 anni e faccio l'animatore da 4 anni. Ho scelto di fare l'animatore perché mi piace fare il volontariato, mi piace donarmi per l'altro, perché il mio motto della mia vita è c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Faccio parte dell'oratorio di Santa Maria degli Angeli Giovanni Paolo II. Oggi siamo qui ad Assisi, in questa giornata speciale con questi bambini dei nostri oratori. E voglio dire che insomma questi bambini sono veramente un grande dono e sono molto contento di accompagnarli in questa nuova esperienza qui ad Assisi, un'esperienza anche spirituale con Carlo Acutis. Ridare il valore ai nostri animatori che sono fondamentali per i nostri oratori e ridare il valore a tutti i bambini perché avete il talento, ognuno ha il suo talento e allora quello che vogliamo oggi, vogliamo essere originali. E non fotocopie. Allora, per iniziare questo percorso dalla piazza di Assisi, che giorno che rimarrà sempre nel nostro cuore, lasciamo tutto nelle mani di Dio. È Lui che può farci la strada. Voi rimanete come siete, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro Padre quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri genitori. Io vi auguro
microfono. Buona giornata. Scusami Francesca, scusami, buongiorno. Ciao, buongiorno, buona festa, grazie, buon oratorio. Grazie, allora prendiamo i nostri bambini, dai. Vediamo. Dove sono i bambini? Vieni. Allora, venite, a favore di telecamera. Eccoci. Come si chiamano questi bambini? Dimmi un po' il tuo nome, gira. Nomi, gira. Girati così. Come ti chiami? Abraham. Quanti anni hai? Quanti anni? Sei. Sei, bravissimo. E tu vieni un po' qui, quanti anni hai? Guarda di là. Quanti anni hai? 10. E come ti chiami? Samson. Benissimo, ma insomma, ma è questo piccolino qui, vieni. Come ti chiami? Sienda. Ed è buono questo succo di frutta? Sienda. Sì, va bene, ok, va benissimo. Allora, quanto è bello condividere insieme questa festa qui, Francesca? Sì, bellissimo. E noi, oratorio qua alla Cuti, no, il nostro oratorio è un po' particolare perché siamo di realtà diverse, no? Abbiamo i bambini africani, venezuelani, italiani, io che sono brasiliano con gli altri suori missionari cappuccini, c'è suoriola che viene dell'Egitto, no? Suoriola della Siria, scusami! Allora c'è Denise che viene dagli Stati Uniti, allora siamo un po' internazionale. Internazionale, sì sì. Allora non è solo l'oratorio qui delle diocesi, ma è dell'oratorio internazionale. Internazionale. Sì. È bello però vedere anche come culture diverse si riescano alla luce di Gesù, no? Di unirsi, di amalgamarsi, di convivere, di crescere. È questo che è importante, no? La unità. No? Perché anche noi abbiamo insegnato ai bambini, perché anche con le difficoltà con la lingua, no? E la canzone più bella che loro piacciono è Padre Nostro. Allora tutti hanno imparato questa canzone e è questa canzone che ci unisce. Bello, grazie, vi auguriamo ancora una buona festa, un buon proseguimento. Oggi sole splendente. È bello. Ti senti un po' in Brasile? Allora continuiamo a ballare. Buongiorno a tutti, io sono Emanuela, sono una dei coordinatori del GREST di Pedrignano e Palazzo. Insieme a me ci sono anche Mattia, Loris e il nostro Don Carlo Cecconi che ci accompagna in questa nuova avventura. E i ragazzi, come sentite, l'entusiasmo è alto. Dopo anni siamo riusciti a fare un GREST numeroso dove i ragazzi ci danno tanta energia e ci trasmettono proprio la voglia di diventare grandi insieme. L'esperienza per me è quella di stare insieme, prima di tutto, e conoscere persone nuove e GREST di altre parti, perché noi siamo di Santa Maria e abbiamo incontrato GREST di Costano, Bastia, Gualdo. È un modo per divertirci insieme e far divertire soprattutto anche i bambini, perché è appunto un'occasione per stare insieme. Thank you.
qui da Piazza del Comune in compagnia adesso, in questo momento, di Alessandro, Pietro ed Alice. Loro hanno, come vedete, la maglietta gialla, ma poi parleremo anche di quella color... Che colore è questo? Bordeaux. Bordeaux. Benissimo. Allora, Alessandro, questa maglietta sulle spalle dice animatore. Allora, ti domando qual è il segreto dell'animatore, non voglio dire perfetto, ma dell'animatore, dai. Instaurare un rapporto profondo con tutti i bambini, sia del gruppo sia in generale, e trovare l'intesa per poter... comandare, ma in maniera buona, non essere un leader, ma una persona che insegna, e essendo più grandi dei bambini, quindi dare una sorta di esempio a loro per la vita in generale. Adesso è il turno di Alice. Allora Alice, voi siete venite da passaggio, dell'oratorio di passaggio, dico bene? Allora, cosa si sente ad essere animatore di tanti bambini? Cosa vuol dire per te essere animatore di tanti bambini? Beh, è comunque un esempio per tanti bambini e sei il responsabile di farli divertire. Quindi è comunque, tu sei al centro della loro giornata e perciò sei tu che li fai divertire, li fai essere felici in quella giornata e per loro conta questo. Grazie Alice. Adesso però passiamo con Pietro, però mi faccio fin qua, passo davanti alla telecamera, mi giro per avvicinarmi a Pietro. Quanti anni hai Pietro? 19. 19. A 19 anni senti la responsabilità ma anche la bellezza di vivere con tutti questi bambini che poi variano, no? Da 8, 7 anni fino ai più grandi, all'adolescenza. Cosa senti? Cioè, sicuramente è una bella emozione, anche perché ormai lo faccio da svariati anni, cioè saranno 4-5 anni che faccio l'oratorio. E adesso, diciamo, mi hanno fatto diventare anche uno di quelli che gestisce tutto quanto. E comunque è sempre una bella emozione, perché anche crescendo tu ti rivedi sempre con i bambini e magari poi ti ritrovi anche tu un po' con i bambini, bambino. Pierluca. Pierluca, capo animatore, per questo che ha la maglietta di un altro colore, Bordeaux. E allora, come capo animatore, questi incontri così, che si svolgono all'aria aperta, alla luce del sole, in questa mattinata splendente, ma quante stelle ancora qui in piazza? Ogni bambino è una stella, ogni bambino è un dono, no? Un carisma. Cosa si sente a vivere questo? Beh, comunque sono cose molto positive, perché questa è la dimostrazione che già da piccoli si può instaurare un buon tipo di rapporto, e con una cosa semplice, perché comunque si tratta solo di ingresso, si possono organizzare eventi senza nessun tipo di problema, e soprattutto è la dimostrazione che anche la Chiesa può avere ancora dei valori. E poi la cosa fondamentale è il mettersi in gioco, perché comunque si parte da bambini di 5-6 anni e si arriva a bimbi di 12-13 anni, e questo porta a un arricchimento personale sicuramente anche a noi più grandi. Grazie, allora adesso ti lasciamo con il tuo gruppo di passaggio. We'll be right back.
Allora ragazzi, benvenuti anche a voi da Santa Maria degli Angeli, dall'oratorio di Santa Maria degli Angeli. Allora, voglio sapere nome ed età. Francesca, 15 anni. Virginia, 15 anni. Matilde, 16 anni. Davide, 16 anni. Lorenzo, 16 anni. Allora, voi vedo che avete la maglietta gialla, quindi animatori, dico bene. Di quanti bambini stiamo parlando? Ma 150 tutti insieme. Oggi siamo in meno perché comunque ci sono stati bambini che non sono venuti, però parliamo sì di 150 bambini. E quanto è bello condividere questi momenti così semplici in piazza insieme ad altri bambini di altre parrocchie. Beh sì, bello. Comunque trovarci tutti insieme è bello. E qual è l'emozione che più ti ha colpito stamattina da quando ti sei svegliata fino adesso? Beh, vedere che comunque tutti i bambini vengono, anche noi animatori ci prendiamo questo impegno, veniamo, cioè è molto bello proprio, cioè è una cosa molto bella, mi rende felice comunque. Francesca, qual è la difficoltà più grande di essere animatrice a 15 anni? Tu fai il primo liceo, la terza media, cos'è? Faccio 16 anni a settembre, quindi l'ha detto 15. Ah, ok, hai detto già ti comincia a togliere l'età, vabbè, ti comincia a toglierti gli anni. Ma qual è l'emozione o la difficoltà più grande che trovi nell'educare e accompagnare, diciamo, questi bambini durante la loro crescita? Beh, perché te devi cercare di comportarti sempre bene, perché alla fine tu sei un esempio per i bambini e quindi se magari ti comporti male o fai qualcosa che non va bene, loro dopo ti seguono e quindi può darsi sbagliano anche loro, quindi devi comportarti sempre bene, questa è un po' la difficoltà, e anche stare attenti perché alla fine possono scappare, dopo la responsabilità è tua. Allora Lorenzo, a te una grande incombenza, una grande responsabilità. Sì. Questa giornata è, diciamo, diretta e ha come protagonisti i bambini e l'oratorio dei bambini. Però io voglio chiederti il rapporto tra di voi, il rapporto tra voi animatori. Sì. Ah, quindi adesso tu mi dovrai dire un pregio e un difetto di Davide. Così sul pregio si gongolerà di gioia, ma sul difetto ci dovrà lavorare sopra. E così anche di Francesca, Virginia e Matilde, va bene? Proviamoci un po'. Davide è molto disponibile e ha fatto amicizia con quasi tutti i bambini. Adesso l'ha nota dolente. Difetto. Dove dobbiamo migliorare, Davide? Che passa troppo tempo con i bambini e ci aiuta poco durante i giochi. È vero, è vero. Va bene, dai, prendiamolo come un eccesso di altruismo, chiamiamolo così, dai. Allora, adesso passiamo a Matilde. Matilde? Matilde, anche lei ha un buon rapporto con i bambini, però fatica, non so, a richiamarli tanto perché non c'ha il pugno duro. Non sei forte, non sei dura, non sei tosta. Va bene, ok, miglioriamo anche in questo. Tocca a Virginia. Tutti? Vai, manca Virginia e Francesca, Perla no, dai. Va bene, Virginia, non so, è socievole, è simpatica e... non so, non trovo difetti. Oh, tocca a Francesca. Allora, Francesca inizio con i difetti. No, scherzo. No, anche lei, tutti ci siamo messi in gioco con i bambini, quindi abbiamo tutti un bel rapporto con loro. E niente, va bene così. Un applauso a Lorenzo, dai, un applauso a Lorenzo, bravo Lorenzo. Grazie ragazzi, vi lascio alla festa, ok? Grazie ancora, ciao. ¿Qué puede pasar si tú me dejas entrar? Yeah. Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo, gritando estrella en el cielo. Y te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo, volando toda la noche. Calypso, te daré Calypso. 1, 2, 3 Calypso. 1, 2, 3 Calypso. 1, 2, 3 Calypso. Te daré Calypso. 1, 2, 3 Calypso. 1, 2, 3 Calypso. 1, 2, 3 Calypso. Te daré. Ain't got no safety, but I swear I'll be falling. Daddy, daddy, I know that you want it. Don't wanna fight, cause I love when we dancing. 1, 2, 3
there, you know I tip the top. Top down, all in your town, we live it up. Still got an attitude and I don't give a what. Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up. We don't think better, y'all I get thicker. Then my move slow, so they done just better. You know we never lie. Pull up to the front, but we coming through the back. Yo tengo lo que tu busca. Una giornata meravigliosa per Assisi oggi, in mezzo a questi, ai colori, alle grida di gioia di questi ragazzi, bambini giunti qui da ogni parte della nostra diocesi. Sono entrati dalle porte della città, sono giunti da ogni angolo della diocesi e ci hanno portato tanta festa e tanta gioia. Siamo veramente felicissimi di averli accolti qui nella piazza del comune, da cui loro partiranno, stanno partendo e vanno verso la cattedrale. Anche bello questo connubio di aver portato i ragazzi nella municipalità per poi farli andare alla cattedrale, perché proprio qui su questa piazza San Francesco è stato onorato da un uomo semplice che ha visto in lui giovanissimo un santo, già lo vedeva nei suoi occhi, nella sua gioia di vivere, nella sua forza d'animo, nell'ambizione di poter cambiare il mondo. Ecco, anche questi ragazzi sono qua perché con la loro vita vogliono e possono cambiare il mondo. Ne siamo felicissimi e tanto orgogliosi. Viva gli oratori e viva la nostra diocesi di Assisi, Nocera, Gualdo Tadino, che esprime questa gioventù meravigliosa, anche fatta di tanti animatori che seguono i parroci in questa azione educativa e sociale importantissima anche per la città di Assisi. Tutti, buongiorno a tutti, ma voglio sentire la risposta. Buongiorno, ecco, bravi. Non ho mai visto una cattedrale così bella come oggi, con tanti colori, tante voci e tanta gioventù. Grazie di essere qua. Io sono il vescovo, come mi chiamo? Domenico, vorrei sentire tutti i vostri nomi, ma so che Gesù li conosce e li dice, quindi in questo momento ciascuno di voi si senta chiamato con il suo nome. Per esempio tu, come ti chiami? Come? Adriano? O Andrea o Davide, ah beh, due nomi addirittura, e quindi ognuno di voi senta nel suo cuore il suo nome detto da Gesù. Vedete, io porto qui la croce, questo è proprio il segno del vescovo, perché il vescovo non parla a nome suo, io non vi dico cose a nome mio. A nome di chi ve le dico le cose? A nome di chi? Di? O a nome di chi? Oh, forte! Di Gesù! Oh, belli, belli. Perché? Perché tutto quello che noi diciamo,
tutto quello che noi facciamo ha valore se lo facciamo con Gesù. Lui dà valore a tutto. Oh, è una cosa che voi già sapete, ma io ve la voglio ricordare, è che Gesù non significa tristezza, ma gioia, gioia. Gesù uguale gioia. Quando stiamo con Lui, il cuore è pieno di gioia. E so che questo voi lo avete imparato e lo state imparando, anche lasciandovi guidare da qualche grande testimone, cioè di quelli che questo lo hanno proprio capito bene e ce lo sanno spiegare. Uno di questi ad Assisi, chi è? Chi è ad Assisi? Ah, Francesco, perché come voi, la gioia la voleva e ne voleva tanta, ma pensate un po', la cercò per 25 anni senza trovarla. Voi l'avete trovata già? Sì? Sì o no? L'avete trovata già? Chissà. Lui ci mise, pensate un po', 25 anni. È un po' duretto, 25 anni, sono tanti. Perché, ragazzi, lo dico anche a voi animatori, perché pensava all'inizio di averla trovata la gioia. Tanto l'aveva trovata che gli altri dicevano: guarda Francesco, sempre gioioso, è il re delle nostre feste. Lo chiamavano così, il re delle feste. Pensate un po' ad Assisi, siete andati in piazza, lì c'era anche lui, e continuamente baldoria, e ragazzi, si canta, si va in pizzeria e facciamo un po' di festa. E questa era la sua maniera di cercare la gioia. Poi che succedeva? A sera si andava a letto, rifletteva un po' prima di dormire, dicevo: ma che gioia, è gioia, io mi sento così triste, così vuoto. E il giorno dopo tornava a far baldoria e ancora andava a letto: ma che gioia, una baldoria, sì, ho fatto un po' di allegria, ma non c'ho la gioia del cuore. 25 anni con sta storia, fino a che non incontrò Gesù e cambiò tutto. E da quel momento il vero canto, la vera bellezza della vita, cominciò a sentire il dialogo addirittura con il fratello Sole, con sorella Luna. Fu una storia immensa, bellissima. E poi avete avuto l'altro testimone, come si chiama l'altro giovane del nostro tempo? Come si chiama? Che lo abbiamo anche lui qui, Carlo, lo abbiamo qui al santuario vicino, ma oggi quel santuario non vi poteva contenere, la cattedrale, la chiesa di tutti, poi voi andate a trovarlo quando vorrete. E anche lui che diceva: Gesù è davvero la mia gioia, tanto che sapete cosa avrebbe fatto Carlo al vostro posto stamattina venendo qui in chiesa? Sapete cosa avrebbe fatto? La prima cosa, avrebbe chiesto a qualcuno, ad esempio al parroco, a una suora, avrebbe chiesto: senti, ma dove sta Gesù Eucaristia? Voi ci siete passati davanti, quando siete venuti dritti qui, sulla vostra destra c'è una cappella riservata in cui c'è Gesù come pane vivo, il pane che Gesù ci dà in ogni santa messa, che è il suo corpo. Carlo avrebbe cercato subito lui e avrebbe detto: Gesù, buongiorno, sono qui da te, che bello stare con te. Avrebbe detto: tu sei la mia autostrada per il cielo. Bene ragazzi, io adesso dovevo darvi solo un saluto e ve l'ho dato ringraziandovi di essere qui. Adesso i vostri animatori, i vostri responsabili vi metteranno in attività e alla fine io tornerò
per darvi la benedizione del Signore, cioè per dirvi siate benedetti, abbiate gioia nel cuore e imparate a cercarla sempre e a trovarla sempre con Gesù. Allora grazie di nuovo e buona continuazione a tutti. Bravi ragazzi. In questi 5 minuti vi raccontiamo una storia speciale che poi Fra Mirko ci aiuterà a capire perché la leggiamo. Buon ascolto. Che cosa dirti di me? Quando ci si presenta, di solito si dice il nome, no? Mia madre dice così: mi chiamo Matteo, ho 9 anni, frequento la quinta elementare e la maestra pensa che ho troppa fantasia. Mi distraggo spesso e ha ragione. Mi annoia l'italiano, anche se mi piacciono tanto le storie, ma sono bravo in matematica e da grande mi piacerebbe fare l'astronauta. Perché studiando scienze ho capito che il mondo deve essere molto più grande di quello che penso e ci sono un sacco di cose da scoprire. E tu dirai, fin qui nulla di eccezionale, fai più o meno quello che faccio io. Perché dovrebbe interessarmi la tua storia? Perché quest'anno farò una cosa molto speciale, incontrerò un amico speciale che è Gesù. Lui vuole venire nel mio cuore, pensa un po', e quando sarà dentro di me potrò parlargli. E poi la mia è una storia ancora più bella, perché il mio catechista non è uno qualunque, ma è un tipo davvero forte. Si chiama Carlo. Carlo, che di cognome fa Acutis, frequenta la scuola dei ragazzi grandi, fa il primo superiore, è alto, ha i capelli ricci e ha sempre un gran sorriso molto simpatico. Ha tante cose da fare, studia con impegno, come consiglia di fare anche a noi, cura il sito internet della parrocchia, insegna a noi il catechismo, incontra i poveri alla mensa e serve loro il cibo, sempre sorridendo, e si diverte anche a giocare con noi a pallone. Ah, dimenticavo, suona il sassofono, programma il computer, gioca alla PlayStation e gli piace girare video e vedere film polizieschi. Te l'avevo detto che è un tipo forte, no? Carlo ci ripete spesso questa frase: una vita sarà veramente bella solo se si arriverà ad amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stessi. Dice che è quello che Gesù stesso ci insegna e che tutti possono farlo, basta essere svegli e sempre attenti. E lui, sveglio e attento lo è, perché nella sua classe, per esempio, cerca sempre di aiutare i compagni se li vede in difficoltà, parla con quelli più timidi, cerca di farli star bene, di incoraggiarli e non li lascia mai soli. Ci ha raccontato che quando frequentava la terza media ha aiutato tutti i suoi compagni di classe a scrivere le loro tesine con il computer e per ciascuno ha inventato una grafica particolare e ce l'ha detto con una grandissima gioia negli occhi e mi ha fatto venire voglia di fare come lui, ma allo stesso tempo mi chiedo come ha fatto ad essere così disponibile. Non so se succede anche a te, ma spesso, anzi a me capita molto spesso, di offendermi con i miei amici, oppure di offendere loro. Quando succede, capisco che è sbagliato, perché il cuore si fa triste. E allora mi ritrovo a pensare che ha ragione Carlo. È molto meglio essere svegli, gentili con gli altri e attenti. Un'altra cosa bella di Carlo è che a lui piace salutare tutti quando passeggia o va in bicicletta. I portieri, gli operai, i bidelli a scuola, si avvicina a tutti e per tutti ha un saluto. Per i poveri poi, che chiedono l'elemosina fuori dalla chiesa, ha un'attenzione tutta particolare. A uno di loro, per esempio, dona spesso i soldi che gli danno i suoi genitori e ha anche aiutato una donna sola, povera e malata, riuscendo a farla curare in ospedale. Io, che mi chiamo Matteo e 9 anni, vorrei tanto assomigliargli e mi impegnerò a farlo, anche se so già che sarà dura. Carlo dice che per fare quello che fa lui c'è un segreto ed è questo: essere sempre uniti a Gesù. Per lui questo è un vero e proprio programma di vita,
cioè quello che si impegna a fare sempre tutti i giorni. E ci insegna che se riusciamo a fare sempre quello che Gesù si aspetta da noi, quello che Lui vuole, che poi è semplicemente il meglio per noi, saremo davvero liberi e davvero felici. A tutti noi pare tanto difficile, ma Lui ci invita a non scoraggiarci, perché Gesù, che è un amico con la A maiuscola, non ci abbandona mai e ci ha lasciato un sacco di segnali stradali per aiutarci a seguire la sua strada. Basta solo sfruttarli. Gli altri grandi amici del cielo di Carlo sono i santi e in particolare San Francesco di Assisi. Carlo ad Assisi ha anche una casa, perché gli piace tanto stare qui. In questo posto, dice, respira aria di pace. Da San Francesco, Carlo dice di aver imparato l'umiltà, che è una gran cosa, perché ci aiuta a vivere meglio con noi stessi e con gli altri. Una volta ci ha fatto notare che tutti noi siamo degli illusi, perché appena ci dicono qualcosa che non ci piace, ci arrabbiamo subito. Ed è vero, ha ragione. A me succede tanto spesso con i miei compagni di classe, per esempio. Il problema è che penso sempre di aver ragione io. Carlo, invece, tiene ben presente quello che gli ha insegnato il suo amico Francesco e così riesce a non arrabbiarsi mai. Alla fine del catechismo, durante il ritiro per la prima comunione, Carlo si è fatto serio e ci ha detto: tutti nascono come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie. E ci ha raccomandato di non diventare mai delle fotocopie, cioè di non seguire le mode, di non seguire compagni che fanno più chiasso, il divertimento facile, perché questi, ma di cercare di essere sempre tipi forti e originali, perché questi sono i tipi che piacciono a Gesù, sono i santi. Io ho fatto la comunione a maggio, era un bel giorno di sole e ho scoperto che Carlo ha proprio ragione. È stato bellissimo sentire Gesù nel mio cuore. Ho pregato come fa lui dopo la comunione, quando ho ricevuto Gesù nel mio cuore, e gli ho detto le stesse parole che dice Carlo. Gesù, accomodati pure, fai come se fossi a casa tua. E so che Gesù ci ha insegnato e ho capito. Ora anche io ho un amico del cielo, un tipo forte e originale, e so che lui, come tutti gli amici del cielo, non mi abbandona mai. Ragazzi di oratorio, ragazzi del futuro, perché quando si parla di preghiera, quando si parla di Gesù, quando si parla di Vangelo, non si parla di qualcosa che deprime o che contrae, al contrario, di qualche cosa che genera gioia e voglia di vivere. Questi ragazzi lo dimostrano. Il Papa ha voluto che la Chiesa desse ai ragazzi e ai giovani un particolare spazio ed eccoci qua, nella nostra diocesi, con tutti i ragazzi dei nostri oratori, delle nostre attività, delle nostre parrocchie, che sono insieme per dire: abbiamo voglia di futuro, abbiamo voglia di costruire, abbiamo voglia di essere gioiosi, abbiamo voglia di un mondo più bello, più buono, più vivibile, più a portata dell'uomo. Ecco il senso di questo incontro, nel quale la preghiera si unisce all'attività, si unisce alla gioia, nel nome di Gesù innanzitutto, ma anche di un ragazzo che nella nostra diocesi ha testimoniato Gesù in maniera eccezionale, il venerabile Carlo Acutis, che ha saputo dire l'originalità della vita e la gioia della vita. È davvero un momento bello e importante. Una persona come tante altre, con un sorriso che sa contagiare, la musica, lo sport e poi gli amici, la gioia di giocare e camminare. Non ne ho malattie, non ne ho malattie. Il corpo vivo e santo lo attrae, non esita a lasciarsi affascinare. E poi l'incontro con il suo Signore ed un amore che lo fa cambiare. Non ne ho malattie, non ne ho malattie.
quel pane quotidiano sceso in terra e fatto uomo, e Dio per noi. Nel suo abito regale si è spogliato e fatto carne, Dio con noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, Dio per noi. Questo è il miracolo più grande, è Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo. Chi ne mangia non muore in eterno. La nostra meta è l'infinito. Ecco, ritorno. Ritorno in campo per questo momento di conclusione, che è benedizione del Signore, che è, come dire, è l'abbraccio del Signore per tutti quanti noi. Siete pronti a ricevere l'abbraccio di Gesù? Siete pronti tutti a ricevere l'abbraccio di Gesù? Bravi. Però per riceverlo davvero bisogna anche darlo. Certamente ve lo potrete dare l'un l'altro, quelli che avete accanto, ma io vi invito oggi a dare un abbraccio più grande, grande quanto il mondo. Attenti a questo che sto per dirvi, perché con questo vi meritate la benedizione. Siete un istante attenti, sto per dirvi una cosa importantissima. Che giorno è oggi? Che giorno del mese? Non ho capito. Il 27, siamo al 27 di giugno, bravi. Forse non sapete, ma credo che non lo sappiano nemmeno i vostri animatori. Lo sanno gli animatori? Perché il giorno 27 di ogni mese è un giorno speciale? Vediamo chi lo sa, alzi la mano chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa degli animatori, chi lo sa, c'è qualcuno che lo sa, chi lo sa venga qui a dirmelo, vediamo, vediamo. Ah, allora uno me l'ha detto, è Idua, bravo, bravo, facciamogli un applauso. Vieni Idua, vieni accanto a me, vieni vicino a me, vieni vicino a me. Allora, dovete sapere ragazzi che quando voi non eravate ancora nati, nel 1986, chi di voi era nato in quell'anno? Niente. Allora, in quell'anno il grande Papa San Giovanni Paolo II, di cui abbiamo una foto anche lì in fondo alla chiesa, convocò qui in Assisi tutti i leader delle varie confessioni cristiane e anche delle altre religioni. Perché? Perché disse così: per costruire la pace c'è bisogno anche di tanta preghiera. Perché solo Dio riesce a toccare il cuore dell'uomo. E allora, ricordando quel 27 di ottobre del 1986, ogni 27 noi preghiamo tutti per la pace. Io poco fa mi sono allontanato
per una intervista alla Radio Vaticana e ho detto così a tutto il mondo: guardate, nella cattedrale di Assisi ci sono tanti ragazzi che oggi pregheranno insieme per la pace. Unitevi ad Assisi, unitevi a questi ragazzi. E quindi pensate un po', da tutto il mondo, quelli che ci hanno ascoltati e poi attraverso Maria Vision raggiungeremo anche altri, adesso io vi invito a pregare per la pace, come dicendo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bravi ragazzi. Allora, vi meritate un applauso. E adesso soprattutto vi meritate una benedizione, ma ve la do se state veramente tutti attenti e vediamo se riuscite a fare un momento di silenzio. Una benedizione dura 5 secondi, ma desidero 5 secondi di silenzio. Gli animatori li aiutino un po', i ragazzi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Bravi, siete fantastici ragazzi, bravi, bravi tutti. Tanti auguri, buon cammino di oratorio, buon cammino di gioia. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Il corpo vivo e santo lo attrae, non esita a lasciarsi affascinare. E poi l'incontro con il suo Signore, ed un amore che lo fa cambiare. Non io ma Dio, non io ma Dio. È quel pane quotidiano sceso in terra e fatto uomo, e Dio per noi. Nel suo abito regale si è spogliato e fatto carne, Dio con noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, e Dio per noi. Questo è il miracolo più grande, è Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane dal cielo, chi ne mangia non muore in eterno. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, e Dio in noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, e Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo, chi ne mangia non muore. Eucaristia, autostrada per il cielo.